Siamo con Luis, centrocampista. Oggi è un'ottima partita da parte tua. Giocare con ragazzi che hanno un paio d'anni più di te per un 2009 è penalizzante o è uno stimolo per cercare di fare meglio? Secondo me è uno stimolo giocare con quelli più grandi perché ti dà un vantaggio, ti aiutano di più, sono molto più esperti rispetto a noi, cioè rispetto a me o ai miei altri compagni. Ci parli un po' da dove sei partito? Ho iniziato a giocare a calcio 3 anni fa, da agosto. Poi cioè, durante il periodo del Covid, poco prima, è venuto il Covid e poi è iniziato l'anno dopo. Ho fatto la stagione completa l'anno scorso, ho giocato nella seconda squadra del 2009 e quest'anno mi trovo al Bodio. Come ti stanno aiutando magari, diciamo, gli anziani, nel senso i ragazzi del 2007 che hanno un paio di anni più di te, che magari hanno un pochino più di esperienza anche in questi campionati, soprattutto perché magari incontrando giocatori magari fisicamente più alti o più grossi di te, chiaramente potresti avere qualche micro difficoltà. Ti danno uno stimolo in più, ti aiutano molto, cioè mi stimola di più giocare con loro anche. Sbaglio qualcosa comunque mi aiutano sempre. Anche un minimo passaggio mi dicono, non fai niente. Senti, qual è stato il gol più bello che se ne è realizzato qualcuno in questi 3 anni da calciatore e qual è l'attore che ti ha più aiutato a avere questa passione per il calcio? Due anni fa il gol più bello che ho fatto era stato uno contro uno col portiere, l'avevo scartato e l'avevo messa in rete. Contro che squadra? San Michele. Invece come allenatore c'è un attore Davide Degliaghi, il mister dell'anno scorso, mi ha spronato molto e mi ha incoraggiato veramente tantissimo. Appunto, la seconda parte di stagione ero migliorato veramente tanto, ero diventato quasi titolare. Senti, come ti trovi in questo gruppo e dove può arrivare questo Academy Bodeghe, che è partito con un meno 19, la prima partita con la Bernatese e poi da allora avete giocato almeno con tutti, ecco, non avete mai preso. Allora, il Bodio è un gruppo, la squadra del Bodio è un gruppo veramente molto unito e compatto. La prima sconfitta contro la Bernatese è stata una grande batosta, visto che comunque anche non ci conoscevamo molto fra di noi, però stiamo giocando veramente con tutte. Avremmo potuto fare qualche punto in più secondo me, però possiamo arrivare tranquillamente secondi. Ok, ti ringraziamo, ti facciamo tanti complimenti e giovedì avete la cena, ma ricordatevi che sabato c'è una sfida tosta contro il Trevalli, che è sicuramente una squadra di livello superiore a quelle che avete battuto nelle ultime 2 partite, quindi chiaramente non si può prendere sotto l'acqua. Grazie a te.